decreto svuota carceri, approvato prima di Natale dal governo. Ai lavori ha partecipato anche il ministro della giustizia Cancellieri, che in risposta alle critiche delle opposizioni ha ribadito non si tratta di un indulto mascherato. Uno sguardo allora ai contenuti del decreto con Maria Luisa Bisogni. Più sconti per buona condotta, maggiore ricorso ai domiciliari, espulsioni di extracomunitari più veloci, introduzione del reato di spaccio lieve. Sono alcune delle misure previste nel decreto appena approdato in Commissione Giustizia alla Camera, che dovrebbero aprire le porte del carcere a circa 3.000 detenuti. Annunciano dura battaglia le opposizioni. Un provvedimento che tutela i criminali e offende le vittime, affonda la Lega Nord. Un decreto tampone che non risolve l'emergenza del sovraffollamento carcerario, fa eco Forza Italia, mentre il Movimento 5 Stelle parla di indulto mascherato. Un indulto mascherato è un grosso favore che si fanno a mafiosi e ad altri delinquenti che si vedranno scontata la loro pena di ben il 40%. Accuse respinte al mittente dalla maggioranza, interventi in favore del rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti, ma che non ledono la sicurezza collettiva, commenta il Partito Democratico. Sulla stessa linea, Scelta Civica e Nuovo Centrodestra. Ma non è né un indulto né un indulto.